frequentato questo corso perché avevo alcune lacune in italiano. Ci sono state delle verifiche, la professoressa ci ha fatto fare dei test dove noi abbiamo risposto delle domande e abbiamo letto, spiegato l'analisi logica, siamo partiti da zero. Ci serviamo di brani ontologici e verifiche grammaticali e cerchiamo di abituare l'alunno per la prova finale che sarà in seguito ovviamente l'esame di Stato. Quindi l'alunno dovrà avere il suo obiettivo l'esame di Stato, quindi analisi testuali, anche articoli di giornali e saggio breve. Quindi cerchiamo di abituarli non soltanto dal primo anno ma anche attraverso questi PON. Perché mi appassiona questo PON e mi appassiona creare siti web utilizzando Joomla e mi potrà dare tanti spiragli in futuro. Il progetto ha l'obiettivo di mostrare agli allievi come utilizzare delle piattaforme open source per la costruzione di siti web in maniera semplice, veloce e senza approfondite conoscenze di codice. Per recuperare delle lacune che ho in matematica e che durante l'anno non ho studiato ed cerco di recuperarle ora. E praticamente si tratta di argomenti di algebra basilari, calcolo algebrico, monomi, polinomi, scomposizioni in fattori e arriviamo anche a impartire, se così si può dire, quindi a fare lezione su argomenti anche di seconda e di terza, ovviamente sempre basilari, dell'aritmetica basilare. Realizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione contro la dispersione scolastica e per la socializzazione degli alunni. L'obiettivo principale di questo progetto è portare l'alunno alla conoscenza degli alimenti che lui ingerisce quotidianamente nel proprio organismo. Molto spesso siamo portati ad un'alimentazione scorretta, quindi l'obiettivo fondamentale è proprio imparare a capire realmente cosa si sta mangiando, in che quantità e in che proporzione viene assunta nell'organismo. Allora, stiamo facendo un corso PON inerente all'ambiente. In particolare con i ragazzi ci stiamo occupando della realizzazione di spazi verdi per fini ornamentali. In questo modo, in questo spazio della scuola, stiamo realizzando un prato e delle aiuole fiorite. Questo è l'obiettivo F del nostro PON che riguarda la componente genitoriale degli allievi. Ci sono presenti 20 genitori circa degli allievi del nostro istituto. Trattiamo problematiche relative all'adolescenza e quindi problemi classici di quella fascia di età che hanno i figlioli dei nostri corsisti. Interazione genitori, scuola, genitori, figli.